un sorriso di soddisfazione, ma anche di amarcord, ritornando nella scuola Vittorino da Feltre, nel tuo percorso di vita che è stato molto travagliato, tragico, e poi ha avuto un epilogo molto bello. Sì, io tutto, diciamo che tutto inizia da qui, dove ritornare al giorno d'oggi in questa scuola ovviamente emergono un sacco di ricordi. Quel ritorno nel passato a quella bambina che aveva un sacco di sogni, per me è veramente una grande soddisfazione. Sono troppo riconoscente a questa scuola perché mi ha dato le basi, ha creduto in me, nei miei sogni e mi ha dato questa forza per andare avanti ed essere quella che alla fine sono oggi. Diciamo che nel 2015, nel giro di 20 minuti, la mia vita, ma non solo quella la mia, ma anche quella della mia famiglia, ha subito un duro colpo. L'abbiamo incassato, ci sono stati anni dove praticamente questo dolore ci aveva reso molto vulnerabili, molto fragili, però con la forza, la nostra unione, la solidarietà che comunque c'è stata in varie forme, ci ha accompagnati nei nostri percorsi, di noi quattro, quelli che sono rimasti, e devo dire che negli ultimi anni questo dolore l'abbiamo trasformato in motivazione perché noi crediamo tanto nella bellezza della vita e anche noi volevamo questa opportunità di esperienziare il bello che questa vita ci può portare. Ultima cosa, la laurea, ricordiamo in che ramo e ricordiamo che adesso sei un ingegnere. Sono molto contenta, ovviamente questo è stato un sogno che se dovessi chiederlo alla bambina che girava nel corridoio di questa scuola non ci avrebbe mai, ma mai creduto, però a distanza di anni essere proclamata nel palcoscenico di London come ingegnere strutturale è stata una delle mie più grandi soddisfazioni ed è una dedica che non solo dedico a me come donna, la dedico specialmente alla mia famiglia, a tutte le maestre che sono una mia seconda famiglia perché io credo molto nell'educazione, credo molto nel valore, nella bellezza che le maestre trasmettono specialmente ai bambini, perché dare, iniettare quella speranza nel bambino, rinforzando i suoi sogni non ha paragone ed è quella che nei momenti più difficili ti spinge a dire no, io valgo, io voglio una vita migliore. Anche nel tuo percorso c'è stata questa famiglia che per certi versi ha segnato la storia di Sassuolo. Assolutamente, io ho avuto la fortuna di avere due alunne di questa famiglia, due alunne veramente eccezionali e ho conosciuto la mamma dall'inizio e ho visto il percorso che ha fatto questa famiglia, che è stato un percorso veramente unico. Kavtar che diventa ingegnere con tanto di lode e che probabilmente non si pensava arrivasse così in alto. Sì, però penso che tutte loro, tutte le cinque sorelle avessero veramente qualcosa di unico, e, per cui non sono sorpresa più di tanto di questo risultato, devo dire, perché da subito avevano una grande determinazione e una grande voglia di riuscire in quello che facevano. Emozione perché hai ripercorso indietro tantissimi anni quando hai visto che un frutto di questa scuola e della tua classe ha raggiunto un obiettivo veramente impensabile. Una grande emozione, veramente è stato un pomeriggio di forti emozioni. Io non pensavo di vedere oggi, di incontrare oggi la mia Kautar, perché resta sempre la mia bambina, la mia piccola bambina, sempre con le idee molto chiare, molto precise, una bimba sempre molto curiosa ed è rimasta così. E,
ha sempre amato lo studio, ha amato molto la scuola, e io di lei porterò questo bellissimo ricordo.